È il venerdì nero dei mezzi pubblici. Lo sciopero proclamato dalle sigle dei trasporti di CGIL, CISL, UIL, UGL e Orsa renderà difficile la vita dei viaggiatori e pendolari per tutta la giornata. I sindacati chiedono al governo di ascoltare le ragioni della protesta, le principali il rinnovo del contratto scaduto a fine 2007 e i tagli del governo al trasporto locale, tagli che, per i rappresentanti dei lavoratori, ammonteranno a circa 800 milioni di euro. Il rischio è una riduzione fino al 18% del servizio. Le nostre richieste siano quello che si proceda alla chiusura del contratto e che le regioni e le aziende intervengano per attutire questi tagli. Noi siamo al sesto sciopero in due anni, vediamo se dopo questa iniziativa di oggi ci siano risposte, se no dovremo ricorrere a un nuovo sciopero, ma per ora non è programmato e non è previsto. Fino a questa sera restano fermi la maggior parte di autobus, tram e metropolitane, possibili anche cancellazioni e ritardi per i treni. Ferrovie dello Stato ha comunque informato che circolerà il 73% dei treni a lunga percorrenza.